Guardate che bellezza questo posto. Cominciamo la nostra video lezione. Ciao a tutti di nuovo ed ecco un nuovo video lezione. Allora, questa volta vorrei parlarvi dei posti mistici, dei posti magici, soprattutto posti di potere. Molte persone mi chiedono perché nei posti come per esempio le chiese non si può mai chiedere un aiuto da parte dei spiriti del posto. Allora, si può farlo. Vi dico che soltanto che una volta, proprio ieri, sono andata a un convegno, che ero proprio organizzatrice del convegno, eravamo in un borgo molto antico. In questo borgo abbiamo percepito tantissime presenze proprio perché lì prima c'era un ospedale, poi dopo c'era il convento, poi alla fine adesso c'è anche casa anziani, e allora ci sono tante miste delle energie diverse, e allora bisogna rispettare anche il posto dove tu vai a fare delle conferenze o parlare con il mondo dell'invisibile, perché lì il mondo dell'invisibile esiste già, esistono già i loro spiriti, esistono già i loro abitanti, noi siamo ospiti, e allora per questo bisogna sempre sempre andare lì con grandissimo rispetto. Quando entrate in una chiesa, chiedete al guardiano di questa chiesa, che sia chiesa consacrata che anche sconsacrata, e comunque rimangono le energie della memoria, delle memorie, perché sapete che le energie non possono mai morire, non possono mai andarsene senza lasciare una traccia. E allora anche le mura di queste chiese, che possono essere anche sconsacrate, ricordano ancora le messe, preghiere, soprattutto se in queste chiese sono state fatte delle cerimonie come battesimo o non lo so, matrimoni, funerali. Certamente non è una cosa, aspettate che è un po' difficile così parlarvi, ecco. Allora, le mura ricordano tutto. Anche queste mura qua sono antichissime, e se io vado a toccare questo muro con la mano, poi vedete che informazioni che arrivano possono salire anche a Medioevo, ricordano tutto, tutto, sempre e dappertutto. Allora, anche stasera in una chiesa sconsacrata per dare una conferenza riguardo il mio nuovo metodo Mysterium Aeternum. Avevo accennato una volta che cos'è questo metodo, che esiste anche la scuola. Io poi metterò qualche video su YouTube riguardo a questa conferenza. Ormai potete trovare già qualcosa che esiste già. Però quella cosa che è bella, che quando abbiamo cominciato le preparazioni, sono appena arrivata, però c'erano già le persone che hanno messo il microfono, stanno mettendo le luci, luci giuste, perché ci saranno magari un po' di riprese, però quello che è bello, che quando entri lì si sente ancora la memoria della storia del posto. E allora quando sono entrata, io certamente non è che posso raccontare a tutti quello che sto facendo, con la mia mente ho ringraziato e i guardiani del posto, le memorie di questo posto, e non soltanto ho ringraziato, ma anche mandato il pensiero di unione, dell'armonia, della luce, anche per tutto questo evento che sarà stasera, a tutte le persone che verranno. Perché noi dobbiamo stare in armonia con questo posto, è spettacolare, è veramente molto e molto bello. Dopo vi farò vedere, faccio i tagli e vi farò vedere. Ovunque andate, se volete percepire la verità del posto, allora rivolgetevi a guardiani, perché se no non vi arrivano delle informazioni giuste. La stessa cosa tra l'altro vale
Per chi cerca di andare ad allenarsi nei cimiteri, esistono anche i guardiani dei cimiteri e allora vi raccomando ragazze, non giocate andando lì cercando di percepire le tombe, l'energia delle tombe, perché io conosco le persone che per allenarsi in medianità vanno nei cimiteri, va benissimo, ci sono lì energie sia della morte stessa che anche delle persone trapassate, però... In che modo voi vi rivolgete a questo posto, alle persone, ai spiriti? Allora, un grande rispetto verso l'altro mondo, perché anche loro a questo punto vi porteranno il loro rispetto. Perché se no vi arriverà tutta l'informazione distorta e magari qualche spirito burlone si presenterà per primo e allora così non riuscite più a ottenere nessuna informazione corretta. Ecco. Volevo dirvi queste due parole e adesso vi faccio vedere il posto che è fantastico. Guardate che roba. Io non so come girare la videocamera. Lì ci sono già le persone che hanno preparato questa sala. Adesso andiamo che vi faccio vedere perché veramente è qualcosa di spettacolare.